E buonasera, buonasera. Benvenuti, benvenuti. Come va? Spero bene. Qualcuno dice male e qualche altro no, però diciamo che va bene. Intanto diciamo che siamo sempre in diretta da Palermo su Tele One, Video One, Antenna 1 e Tele Palermo. Per tutti gli amici che vogliono seguirci, poi in replica possono vederci questa sera. Finalmente abbiamo il palinsesto completo, però prima di iniziare a commentare il nostro Palermo, questa sera partiamo sempre con la parte telematica. Buonasera Walter, buonasera, buonasera Cindy. Buonasera agli spettatori. Cindy di bianco questa sera. Purezza. Ah, purezza, vero? Non ci siamo messi d'accordo. Esatto, hai visto. Quindi siete proprio puri originali. Siamo poi in sincronia pure a livello però intellettuale. Il capello pure lo stesso colore mi sembra che sta prendendo Walter. Attenzione. Camicia. Sarebbe strano se fosse anch'io di colore di pelle quella della maglietta, dico, sarebbe stato. Walter, ti fai le mesh bianche oppure tutto naturale? No, è proprio perché voglio essere come George Clooney, ricordato in questo modo. Brizzolato. Ma sei giovanissimo, così, già brizzolato, così giovane. E ancora? Cioè, poi penso che fra qualche anno, tipo, sento Ravanelli, Fabrizio, uguale. Ah, ecco, ho capito. Vabbè, ma si usa, va di moda, sai? Ma io sono così di moda da 10 anni, però. Ah, sempre così sei stato? Sì, sei nato vecchio, allora? No, 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 nel senso... Scusa, avvocato, io non l'ho interpellata. Io sto parlando col nostro giornalista Walter Giannò. Già ho detto vecchio, già lui, perché tu sei, ti senti vecchio, no? Assolutamente no. Va bene. Ecco, l'avvocato Tito lo presentiamo immediatamente, tanto con lui dico la suspense. Buonasera, non c'è. Buonasera, avvocato. Si è buttata la presentazione, avvocato. Come buonasera, sta, avvocato? Buonasera. Tutto bene? Benissimo, grazie. Meglio non si potrebbe. Sono contenta, dai, hai detto una cosa bella. Allora Walter, ritornando a noi, allora ricordiamo i nostri amici dove possono vederci, cosa devono fare per scriverci, mandare i loro commenti, opinioni, pareri, discussioni, eccetera eccetera. Allora, qualsiasi cosa, quindi su Facebook Centrocampo siamo più di 1050, continuiamo a crescere. Ogni giorno. Questa settimana di quanto siamo cresciuti? Anche una quarantina di persone, che comunque fanno sempre, sempre il loro perché. E poi naturalmente abbiamo anche il nostro sito centrocampotv.it, dove troverete foto, in anteprima gli ospiti come abbiamo pubblicato oggi, poi il resoconto della puntata che faremo domani. Sì, dalle prossime puntate la curiosità, gossip, qualcosa sugli ospiti. Parliamo anche, io sono curiosa. Sì, naturalmente poi raccontiamo anche la settimana del Palermo. E dobbiamo fare un angolo spettegulez. Pure, mi piace questa cosa. Ma speriamo però che questo angolo dei pettegolezzi non riguardi i nostri giocatori, visto che l'anno scorso abbiamo avuto qualche problema con qualcheduno, quest'anno quel qualcheduno sta segnando un sacco di gol, quindi... Su di te, i gossip su Walter Giannò. No, proprio su di me, guarda, è proprio difficile. Quindi... Anche su Cindy, eh? Finora. Cindy, non dici niente tu allora dove possono scriverci? Sì, sempre su Facebook, vi aspettiamo numerosi, ovviamente come ogni lunedì sera, e poi io e Walter leggeremo le vostre domande, i vostri commenti e anche i vostri saluti. Perfetto, grazie. Devi aggiungere qualche altra cosa? No? Voi due niente? Avete già finito? No, per quanto mi riguarda volevo semplicemente dire una cosa, che in Sicilia Orientale siamo contenti, no? Quindi Palermo-Trapani. Mi dispiace per la Sicilia Orientale, sinceramente, con quell'ultimo posto a 0 punti, però pazienza. È affranto, proprio si vede che è affranto. Vabbè. Pazienza, ci rifaremo. Allora, intanto continuiamo a presentare i nostri amici, gli opinionisti, il nostro giornalista amico Salvo Messina. Buonasera, benvenuto al Centrocampo. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Forza Palermo sempre, e auguri al nostro bomber Lafferty, che oggi compie 26 anni, ha compiuto 26 anni e l'ha sbagliato con una grandissima partita, ha segnato su punizione e ha creato anche le condizioni del rigore che poi ha realizzato Hernandez, quindi in bocca al lupo per questo. Quanti grande anni giocatore. Sono? Giovanissimo, 26, 26, 26, infatti, 26 giovanissimo. Anni, 26. Perfetto, adesso passiamo ai nostri ospiti. Questa sera abbiamo la giornalista Laura Spanò, direttore del giornale dello Sportivo, anzi. Benvenuta al Centrocampo. Abbiamo il dottor Livio Blasi, direttore oncologia Arnas, ospedale civico di Palermo. Benvenuto al Centrocampo. Un volto conosciuto, l'abbiamo vista più volte, lei è Nadia Spallitta, vicepresidente del Consiglio Comunale di Palermo. Benvenuta. Buonasera, grazie. Buonasera. Mi diceva sono stanca, ho finito di lavorare, ma non è importanza perché noi donne in qualsiasi maniera siamo belle sempre, non ti preoccupare, stai tranquilla. E allora, sì. Mi permetto di aggiungere
vicepresidente vicario. Ah, ma tu sei però troppo vicario. Vicario. No, vedi, no, i giornalisti, Gio, come sono i giornalisti. No, no, dico. Come vicario. Sono i giornalisti che vanno a scavare. Pericolo. Vicario, scusa, vicario. Nulla da... No, no, vabbè, per carità. Ma, no, no. Cesare quel che di Cesare, giusto? Ma cos'ha questo titolo perché non... Pardon, non l'avevo scritto. Cindy? E adesso la sigla. Perfetto! Ecco, stavamo ammirando la nuova sigla firmata dal nostro amico. Poi aggiungiamo qualche altra cosa. E allora, intanto noi iniziamo immediatamente. Il cuore batte sempre per il nostro Palermo. La vittoria 2-1. Un applauso, adesso ci sta, ci vuole. Diciamo un Palermo con poco gioco, però tanto cuore. Partiamo dai nostri opinionisti. Il cuore c'è, però il gioco per ora è un po' così. Il gioco ancora è un po' così latitante, tra virgolette, perché ancora gli schemi sono, si devono ancora assestare. È migliorata sensibilmente la fase difensiva. Abbiamo segnato due gol, però due gol non... azione, ma da gioco. Ma quindi intanto sono state, io dico, due... basta che segniamo, come segniamo, sì, perché altrimenti... Sì, però ripeto, ad esempio, per fare un parallelismo con un termine di comparazione col Trapani, il Trapani esprime, secondo me, ad oggi, il gioco più bello della Serie B. È la nostra amica e Laura quindi, Spanò, e quindi, giornalista, e quindi ci precede, di un punto in classifica, ma mi piacerebbe vedere il derby Palermo-Trapani, Trapani Palermo, che ci sarà ovviamente, per vedere appunto quali sono realmente i valori in campo. Comunque una bellissima realtà il Trapani. Sì, è bello. Umilmente la dirigenza del Palermo dovrebbe guardare anche questo modello di società più piccola, perché però negli anni ha creato i presupposti per portare avanti questa bellissima realtà calcistica che potrebbe rappresentare in modo diverso il Licata di tanti anni fa, che andò in Serie B con giocatori presi dall'ex Primavera del Palermo, portati da Zeman in Serie C, e il Licata fece quella bellissima promozione. E il Trapani, ecco, come modello credo che abbia tutte le carte in regola per recitare un ruolo da protagonista, da sorpresa protagonista, perché sempre in Serie B c'è sempre la squadra che poi esce fuori, che non è prevista. Secondo me il Trapani allo stato attuale ha tutte le carte in regola per poter ambire anche una posizione, perché esprime un calcio bello, va con facilità a rete, in zona gol con facilità, ha l'entusiasmo dalla sua parte, ha tutte le cose che il Boscaglia, l'allenatore, lavora serenamente da diversi anni, e il presidente non lo stressa sicuramente, quindi dico, perché no, due siciliani in serie A, dico, non sarebbe male, dico, è prematuro parlarla, perché già i primi assetti già dalla decima giornata si vedranno, insomma, come, però ripeto, se il buongiorno si vede dal mattino, il Trapani esprime già dei ottimi presupposti. Allora per io vado subito vincente. Adesso da Laura Spanò. Da per scontato. Due siciliane. Due siciliane. Due siciliane. Sì, perché il Catania non l'ha menzionato. Però le lusinghe sono sul lapsus freudiano. Quindi un lapsus freudiano. Ma non perché. Un lapsus freudiano. Ma non perché c'è una Laura Spanò qui in studio. Allora, intanto io allora subito vado su Laura. Tre squadre in Serie A: Palermo, Messina e Catania. Il Catania te lo sei proprio scordato questa sera. Il Catania, ripeto, se continuiamo con questa media, dico, siamo messi un po' maluccio nella zona orientale. Se continuiamo con questa media, che ancora è a zero punti. E Laura, l'hai pagato lo scorso anno, tu si è indebolito sicuramente di intervenire in trasmissione. Cioè, ci sono delle lusinghe no, sul Trapani, per carità. Il Trapani. No, vabbè, ma io ho detto che è solamente perché c'è una squadra da ammirare, Trapani. Una squadra da ammirare, se sì. Se fosse il Catania, insomma, lui... Sì.
No, io avrò 100.000, ho sicuramente 100.000 difetti, no, beh, no, ma la mia cosa. Allora, lui si rifà. Allora, lui si rifà al modello, lui ha detto il modello del Trapani. A lui piace. Sicuramente. Allora, questo modello del Trapani, che non è il modello del Palermo, cioè come viene gestito? Per avere un modello così, cosa bisogna fare? Cosa fa la società? Ecco. Intanto. L'idea del patron del Lusticalaini, che è il Morace e che è il presidente della società Trapani Calcio, è quella di una gestione familiare. Ecco. E poi ha avuto dalla sua anche una particolarità, si è attorniato da persone che, sì, molto competenti, di sua fiducia. E dall'altro poi c'è un boscaglio. Anche il direttore sportivo, sì, mi sembra molto, sì, in gamba. Difatti le scelte, esatto, che sono state fatte, operate per questa squadra. Già Albino Leffe Padova in Coppa Italia, già la squadra era squadra. Cioè, certo, era il Trapani che poi è stato espresso nelle ultime tre partite. Il presidente è diverso da quello nostro, quindi anche caratterialmente. Sì. Diciamo che c'è anche qualche piccola differenza, sì, tra il vostro e il nostro. Il nostro da 5 anni... Cioè, Boscaglia lo mantiene stretto, forse c'è qualcuno, insomma, l'ha cambiato. Ogni anno i buoni propositi, sì, comunque ci sono sempre, il giusti, ogni anno, sì, i buoni propositi dal presidente Zamperi, prende il nuovo allenatore, con lui abbiamo risolto, iniziamo un ciclo. Sì, sempre lo risolviamo e poi è da 10 anni che lui, sì, inizia a fare discorsi di cicli, di cose, cioè, e nella migliore ipotesi e l'allenatore... Ha un ciclo periodico lui. Diciamo che ogni anno ci sono salti mortali per salvare. Un'altra cosa che va a favore anche di Boscaglia è il fatto di avere raggiunto con i ragazzi, perché lui li chiama i suoi figli, lui ha una famiglia allargata, la chiama una famiglia allargata. Ma così 23 figli che sono i ragazzi che sono la squadra e due suoi sono 25, cioè ha raggiunto un grado di empatia che è difficile scardinarla. Cioè, questi ragazzi sono veramente supportati 24 ore su 24 dall'allenatore, da tutta la società, ma soprattutto dall'allenatore. Cioè, voi avete visto una cosa che fa del Trapani anche una bella realtà, una gestione completamente, sì, diversa, sì, comunque completamente. Sia di mentalità, dico, c'è sia... una cosa da non sottovalutare: il presidente del Trapani è un trapanese che vive nella propria città, non è un trapanese, è siciliano, sì, no, è napoletano, addirittura è napoletano, è diventato però, trapanese, però, una, d'adozione. D'adozione, ma la stessa cosa non possiamo dire di Zamperini, però vive là. Ma appunto, cioè, Zamperini ha messo radici là con la famiglia. Zamperini quando non è molto presente. Zamperini, sì, non è molto presente rispetto al presidente. Sarà d'adozione. Zamperini poteva essere anche d'adozione, sì, palermitano, ma non si vede mai. Laura, senti, quando noi siamo retrocessi, il Trapani cosa ha pensato in quel momento quando si ritrova? Devo dire la verità, c'era troppa euforia per pensare al Palermo, anche se insomma c'è questa contrapposizione, insomma, no, adesso che il Trapani si ritrova anche un Palermo da fare, poi giocare insieme, cosa hanno pensato? È gemellato con il Catania, il Trapani, questa è la nota dolente, sì, la nota dolente, ecco. Infatti io aspetto per il derby, c'è qualche, però voglio dire, alla fine non e avere una squadra blasonata come quella del Palermo, insomma, e giocare un campionato con una squadra blasonata come il Palermo, insomma, fa sempre, insomma, fa piacere. Vabbè, certo, non però... fa piacere il fatto di vedersi comunque una squadra che era in A e che retrocede. Però voglio dire, ma lo scorso anno ci siamo messi d'impegno per fare retrocedere, ma il Palermo, però, cioè, ma non ce l'avete messo tutti, poi dall'inizio nel mercato di gennaio 10 argentini che non conoscevano il calcio italiano, tutti 10, ne ha giocato uno su 10, ma però è stata, ecco, la goccia che ha fatto traboccare il vaso, quella proprio è stata il bilancio alle sue esigenze per completare il tutto. Il bilancio del Palermo quest'anno è inattivo. È attivo. Non è inattivo, invece... tutto no, unito. Inattivo. Sì, che l'altra volta avevo capito, sì, male, no, anch'io. Attivo. Laura, poi magari noi riprendiamo, sì, il discorso. Comunque, complimenti per la vostra squadra, perché merita veramente. No, sono delle anche perché... che si giocano una partita. La cosa bella, stavo dicendo, di questa squadra è che dall'inizio alla fine della partita loro se la giocano la partita, anche se tu sei in vantaggio, sì, non sì, aspettano. Ma poi, sì. Cioè, loro giocano fino alla fine, fino a sfiancarsi.
abbiamo visto sabato con la regina, potevano insomma, vabbè, invece potevano fare 7 gol, insomma. La regina proprio inesistente, sì, dico. Ma anche con gli altri, ha aiutato a fare bella figura, alla fine, dico, anche gli altri, insomma, tranne che con il Pescara, insomma, ci sono state queste cose, insomma, delle autogol, però poi alla fine, insomma, le partite se le sono giocate fino alla fine, proprio se le sudano fino all'ultimo, sì, secondo, cioè, dai. Non c'è il pericolo, insomma, che rallenti il gioco, no, da quest'anno proprio c'è questa. Perfetto, dottor Blasi, io vedevo che poc'anzi mi guardavo un po' male, noi parlavamo del Blasi è un ex giocatore del Palermo, vi ricordo che è un grande, che Perugia, picchiava, picchiava abbastanza, non so abbastanza. Se il dottore, no, non siamo parenti. No, non nemmeno picchia. Parenti lontani, niente, parenti lontani. Quindi non vi conoscete. Beh, proprio non ci conosciamo, ecco, infatti ricordo questo. Beh, dottor Livio, allora si è parlato del Trapani, lei ha menzionato il Catania, è giusto, per carità, no, non ha fatto un errore, assolutamente punti, insomma, sono d'accordo con lui nella dimenticanza, insomma, sì, nella dimenticanza, cioè saranno sempre due. Però come diceva Laura Spanò, dice, il Trapani gioca fino all'ultimo, proprio sfiancato, mentre invece il nostro Palermo che fa? Passeggia per ora? No, il Palermo non passeggia assolutamente, perché io credo che il grintoso allenatore che abbiamo... Troppa espulsione, troppa vita, troppa espulsione, ne commentavamo in macchina con l'avvocato Tito, e io credo che sarà un allenatore che andrà a muso duro con Zamparini. Sì, quello sono d'accordo, sì. Andrà a muso duro con Zamparini. E il Palermo ha una certa grinta. Il gioco migliore lo esprime il Trapani, perché io ho visto, l'ho seguito anche l'anno scorso quando era in Serie B, mi piaceva come giocava, i ragazzi continuano a giocare alla stessa maniera. Al Trapani gli manderò una fattura, io. E poi c'è quella bella... com'è? Al Trapani gli manderò una fattura. Sì, poi... tutta promozione al Trapani, no? Però il Palermo, insomma, ha mostrato di essere una squadra all'altezza del campionato, e io credo che il Palermo quest'anno ritorna in Serie A in maniera molto veloce. Anche effettivamente nel campionato è mediocre. Sì, non c'era, non c'è. E poi io ricordo sempre che allenatori e giocatori come il Gattuso, che io l'ho sempre seguito fin da quando lui ha iniziato a giocare. Quindi è un fan. Siamo dei fan di Gattuso e dintorni. E lui ama giocare in primavera. Quindi le sue squadre esprimeranno il gioco migliore durante la primavera. Quando si vincono i campionati. In primavera? Lei come fa a saperlo, sì, dottore? È il momento topico, è quando si vincono i campionati. L'importante è non perdere. In inverno? No, non perdere il contatto. Bisogna stare sempre... Che bisogna stare... Certo, è come andare in bicicletta. Mi spieghi, mi piace questa cosa. I ciclisti, no? C'è quello che tira, quello che ci sta dietro, poi quello che sta dietro ancora si fa la volata e vince. Lei in primavera ritorna qua al centrocampo. Certo, sicuramente. Perché poi dobbiamo riprendere questo argomento. E avremo sempre Gattuso, allenatore. Questo me lo auguro, per E avremo carità. Sempre Gattuso allenatore. Ma avremo Gattuso allenatore perché saremo riusciti a cambiare presidente. Ma molto probabilmente, non si sa. Bisogna cominciare. Questo è forte, dai. Quindi il Palermo si sta comportando in maniera discreta. Si vince su calcio di punizione, su calcio di rigore. Ma io dico sempre che l'importante è poi alla fine vincere anche... In misura maggiore quando esprime un gioco che ancora non è alla sua altezza. Quindi se si vince quando non si esprime il gioco, non oso immaginare in primavera quando esprimeremo il gioco sfavillante. Sono perfetto. Preoccupato però, Livio, perdonami. No, non devi essere preoccupato. Ha fatto preoccupare, Livio, perché? Ho la sensazione che abbiamo già vinto la Champions League e non me ne ero accorto. No, ancora cioè, no, dai, questa la lasciamo. Io dico, credo che c'è il giro, c'era Nadia, c'è quindi io non voglio... Bisogna avere un grande ottimismo. Non bisogna essere pessimista, bisogna essere ottimisti. Sono speranzoso più che fiducioso, perché io vivo la mattina, ma ho qualcosa da dire. Vivo proprio con la tifoseria, quella più accanita, no? Che ogni mattina incontro giù dove nel mio quartiere dove abito, e mi dicono la prima partita. Che bella figura che abbiamo fatto. Vabbè, sì, perché poi loro si esprimono. No, si esprimono così, perché vedrete che. Poi il Palermo piano piano esce, infatti lo sta dimostrando nelle ultime tre partite. Sì, in primavera saremo proprio... Avranno conosciuto fino a primavera, insomma. Ma il derby è in primavera per caso? L'importante è appunto... Però dobbiamo fare derby col Trapani in primavera, perché abbiamo questa uscita, spero no. E allora mi sa... E quando è il derby? No, il primo derby quando è... Infatti, il primo derby col Trapani... qua ci vuole forse Walter, qua ci vuole... Credo che sia prima di Natale il primo derby. Ah, quindi allora...
ancora se non, ricordo non siamo male. In primavera, non quindi siamo no, ma c'è il secondo poi, no? Ah. Il secondo? Certo, il ritorno. Sono due derby, no? Andate e ritorno. Il ritorno, allora, già il primo l'abbiamo accantonato, già pensiamo al secondo. Questo è forte. E allora, devo dire che comunque è una squadra che ha dimostrato di onorare la maglia, Nadia. Come noi onoriamo Palermo come città, ed è giusto onorare anche la maglia del Palermo. Io devo dire che tanto sono fiduciosa come il dottore. Bravo. E credo che queste partite, queste vittorie, incoraggeranno una squadra che è anche una nuova squadra, che ha bisogno di essere, di sentirsi incoraggiata dai risultati al di là dell'andamento delle singole partite. Se noi ne abbiamo bisogno, la tifoseria ne ha bisogno e ha bisogno di risultati. Quindi queste vittorie possono essere un incoraggiamento per l'intera squadra, che diversamente dall'altra Pani è nuova, forse per questo ancora non è del tutto integrata e omogenea. Mi è piaciuto molto però quello che ha detto del Trapani, la concezione di una squadra. È così, è una concezione così anche dello sport, che vorrei che si recuperasse anche a Palermo come comunità sportiva, con dei valori sportivi che sono valori umani, valori atletici, valori di impegno per la propria città. Io mi auguro che anche il Palermo riesca a raggiungere questi livelli di omogeneità, perché quella è una squadra omogenea che ha una storia consolidata. Mi auguro che questa squadra, attraverso il suo allenatore, riesca a raggiungere questi obiettivi, e credo anche che l'altro allenatore riuscirà a far avere dei buoni risultati. Non essere in conflitto col presidente, perché tutti e due hanno un caratterino. Ma io, anche se lui, nella mia carriera politica non ho mai avuto un ottimo rapporto col presidente, però devo dire che questo presidente è un uomo lungimirante, quindi se lui volesse, avesse voluto, avrebbe mantenuto un certo livello, e secondo me, se lui vuole, riuscirà a ricondurre il Palermo in Serie A. Credo che abbia una capacità. Bene, se lui vuole. Bravo. Io credo che lui abbia delle capacità nella scelta, nei comportamenti tali, che se veramente vuole il Palermo torna realmente in Serie A. Questa è la mia visione, conoscendo da altri punti di vista Zamparini. Tu hai fatto un accenno allo sport, scusa, in generale. A proposito, io so che per ora tu ti stai dedicando ad una disciplina che non l'atletica. È il calcio, che è l'atletica, e mi sembra che sei reduce di un evento, se sì, non erro, se non ricordo male. A Palermo, sì. Pochi lo hanno saputo, la giornata dell'Mennea Day, che è una giornata dedicata al primato mondiale di Mennea nei 200 metri, primato conseguito ben 34 anni fa, con un tempo eccezionale di 19,72 secondi, primato mondiale che poi è stato mantenuto per parecchi anni da parte di un uomo straordinario anche da un punto di vista veramente umano. Ho scoperto in questa occasione che Mennea aveva ben 5 lauree. E che ha dedicato la sua vita all'atletica, intesa un po' come viene intesa la squadra del Trapani. Sì, per un breve periodo è stato anche consulente, credo 2 o 3 mesi. Ma lui ha dedicato all'atletica il suo impegno, vivendo l'atletica come sport puro, sport di confronto leale, di impegno, di preparazione, di sacrificio, e l'agonismo vissuto anche come capacità di mettere in discussione se stessi, le proprie energie, le proprie capacità, perché poi Mennea non aveva questo straordinario fisico, e tuttavia con la forza di volontà, lo sforzo, l'impegno, ha dato straordinari risultati che hanno consentito al mondo di far conoscere l'Italia. Per cui oggi il mio impegno politico è quello di ricreare le condizioni perché ci sia un ritorno all'atletica, che il calcio è uno sport bellissimo, bellissimo, e penso che nessuno. Sia bello cercare di diffondere il calcio nei quartieri periferici, un po' come cercava di fare padre Puglisi. Però anche l'atletica, che per me è una nobile disciplina, può creare e formare il bambino e il cittadino. Per cui il mio impegno è quello di cercare di ricreare le condizioni perché Palermo torni ad avere grandi campioni che ha avuto in passato e che hanno partecipato al Mennea Day, portando anche il loro esempio. Come è stato il riscontro in questo evento? Il riscontro cittadino no, c'è stato, perché è stata una bellissima manifestazione
di sentimenti e di empatia, perché sono venuti questi grandi campioni che negli anni 60 e 70 hanno partecipato alle Olimpiadi. Palermo e la Sicilia hanno avuto campioni olimpici. Palermo oggi ha campioni italiani, campioni europei, però sono sconosciuti perché l'atletica non ha quella visibilità, anzi ti ringrazio che mi hai fatto questa domanda, l'atletica non ha quella visibilità che altri settori dello sport invece hanno, anche perché non ha neanche quelle risorse economiche e quelle attenzioni da parte del mondo della politica che invece meriterebbe, perché l'atletica è anche una scuola di vita, oggettivamente. Quindi c'è stato un riscontro quasi sentimentale, un ritorno. Questa disciplina, sì. Perché però la si parla solo calcio ed esclusivamente di calcio, questo è vero. Io credo che il calcio sia uno primario sport bellissimo, per ora è poi ha delle connotazioni che non condivido, perché comunque è uno sport ricco che determina, crea ricchezza e può anche determinare delle aberrazioni rispetto alla, all'elemento sportivo, che l'atletica più difficilmente ha. Sarebbe bello ricondurre il calcio ad una visione più sportiva, più naturale e anche più vicina a quello che è la matrice naturale, perché poi il calcio nasce nei quartieri poveri, sì. Molti grandi campioni in realtà sono ragazzi poveri che hanno iniziato nei loro quartieri e poi sono stati magari scoperti per le loro doti eccezionali, quindi in realtà anche il calcio nasce come sport povero, poi è diventato adesso è il vorrei che anche molto... l'atletica avesse una visibilità e uno sviluppo maggiore rispetto a quello che ha avuto. E perché no? Noi siamo d'accordo. Allora intanto mandiamo la pubblicità e poi parlo con l'avvocato Tito. Avvocato, allora abbiamo parlato del Trapani, abbiamo parlato un po' di tutti, lui le lusinghe proprio questa sera proprio si è sciolto con questo... con questa squadra, eccetera, eccetera, ma adesso un po' dobbiamo rientrare a quello che è il nostro Palermo, se la squadra, diciamo, riesce ad ingranare bene, perché se vince e gioca male, che facciamo, avvocato? No, ma intanto dobbiamo dire che rispetto all'anno scorso sono cambiati tutta una serie di fattori. Che l'anno scorso è stato caratterizzato, al di là della squadra, del gioco, dalla sfortuna e dal dato statistico inconfutabile che al Palermo non venivano mai concessi i rigori. Noi siamo partiti e siamo alla quarta giornata, possiamo dire, al di là poi di tutti gli altri aspetti, che intanto la fortuna ha volto il suo sguardo verso questa squadra in questo momento e gli arbitri cominciano a dare i rigori al Palermo, quindi già c'è un cambiamento, diciamo, di fondo strutturale, lo chiamerei. Poi c'è la squadra, sulla quale ancora secondo me non si può dire veramente nulla. Potenzialmente, rispetto al livello della Serie B, è una squadra che, pur non essendo eccelsa, perché nessuno si è tagliato le vene per fare una grande squadra, pur non essendo eccelsa rispetto a quello che c'è nel panorama della Serie B, quando ci sono, come dice Gattuso, che io stimo molto, quando ci sono tutti i titolari, può essere una squadra fortemente competitiva in questo campionato. Vorrei fare una battuta. Prego. La scorsa puntata, sì, quando mi è stato chiesto quali fossero le squadre che secondo me potevano in qualche modo essere all'altezza del Palermo o comunque competere con il Palermo, io ho detto ce ne sono tante secondo me, lo vedremo fra 7, 8, 9 partite, perché lì si comincia a livellare veramente il campionato. Però dissi una cosa, ce ne sono due in particolare che a me danno la sensazione di essere più squadre rispetto a Palermo. L'Empoli e il Trapani, e non c'era Laura Spanò. Vero. Devo dire, questo Trapani in effetti è cresciuto progressivamente ed è il tipo di società, il tipo di squadra che io ho sempre sognato, se posso dire questo. Quando abbiamo fatto rinascere con grandi sacrifici il Palermo Calcio che era stato radiato, il criterio e l'impostazione che venne data Presidente Lagumina nel consiglio d'amministrazione, tutti, compresi i rappresentanti della Lega, Piccoli Greci, Pippo Russo e altri, voglio dire, eravamo tutti là
io ero tra coloro che guidavano quella cordata di imprenditori per la rinascita del Palermo. Lo il ricordo, criterio, lo sì, sì, lo ricordi tu, hai un'ottima memoria. Sei l'unico ho che ha Palermo. Ma sei l'unico che ha Palermo a memoria, perché questa città ha una grande fortuna o una grande disgrazia. Sono tutti smemorati. Tutti. Sono tutti senza memoria. Infatti questa città non riesce ad avere una propria personalità perché non ha la memoria storica di se stessi e dei suoi uomini. Ma lasciamo perdere. In quel momento noi lavorammo per costruire una squadra che partiva dal nulla perché non c'era più e costruirla con dei criteri diversi. Criteri diversi sono poi appalesati con la presenza per la prima volta nella storia d'Italia di un rappresentante dei tifosi sottoscrittori dell'azionariato popolare nel consiglio d'amministrazione, ma squadra diversa perché una delle cose che io allora dissi e sulla quale mi battei molto fu quella di dire: noi non dobbiamo comprare grandi giocatori, dobbiamo comprare calciatori motivati che amano la società e che accettano una scommessa. E la prima scommessa io ti do uno stipendio base e poi ti pago a punti. Certo, cambiare le leggi, certo, pagare a punti. Che diventava una cosa interessante perché sicuramente c'era uno stimolo, era difficile insomma che come avviene oggi. Non si può fare, ma... No, oggi non si può fare perché i contratti lo impediscono, per carità, però io dico rispetto a... Rispetto a oggi, probabilmente il calciatore che ha il suo fisso più i premi per i punteggi che fai, quel che sei, quello che è, no? Potrebbe essere corruttibile per certi versi, però quello che è certo è che senza avere questo incentivo è corruttibile, come è stato ampiamente provato, e quindi anche lì il calcio ha subito una brutta botta dal punto di vista dell'immagine, della sua genuinità, della miliardi, ma lasciamo, di vecchie lire si faceva con e continua, non è lo so, perché l'ingordigia è ingordigia nelle, però allora il criterio fu esattamente quello della squadra famiglia, del partecipiamo tutti e battiamoci tutti in uno sport che se ci appassiona dobbiamo riuscire a praticarlo dando il massimo di noi stessi, altrimenti è un'altra cosa. Ma quando se parli lo fai con solo per mestiere con i giocatori, un'altra una cosa che capita il Trapani, quando chiami e parli con i giocatori ti dicono i primi che si divertono sono loro in campo. E cioè questa è la cosa bella, è la cosa bella di questa e squadra. E ti diverti, cioè noi ci stiamo divertendo, un pochino di lezioni. Non penso che nelle interviste, non ho mai sentito da questo punto di vista, senza spendere molti soldi, senza fare grandi cose, con un programma, con un progetto che va avanti da 5 anni. A Palermo non c'è stato mai un progetto a Palermo. No. Nell'era Zampini, io credo che se dobbiamo portare una squadra ad esempio, questo è proprio il Trapani. Questo è il dato. Questo è il dato. Valorizzarle nell'arco d'un anno e poi rivenderli immediatamente. Non è un sempre così ha fatto. Non è un progetto. Vabbè, noi abbiamo Zamparini, ma siamo fiduciosi che prima o poi qualcuno si svegli. Ma che diciamo così? È 9 anni che facciamo centrocampo. E dice, siamo sempre fiduciosi. E sono 9 anni che c'è Zamparini. La speranza è l'ultima a morire. Là c'è una continuità. Questa è l'unica continuità. Lì abbiamo una grande continuità. Centrocampo, 9 anni, però posso ragazzi. Dire una decimo cosa. Anno è grande festa, posso dire, grazie. Posso dire una cosa? Prego, con Zamparini, dottore. Sì. Abbiamo conosciuto infatti la Serie A. La forza, lo dobbiamo ringraziare. La forza di Zamparini. Ma non c'è Zamparini. Giusto. Guarda, l'abbiamo sempre ringraziato. Dottore Blasi, siamo tutti gratissimi a Zamparini. Perché abbiamo conosciuto a Palermo. Nel bene e nel male. Ma la Serie A per tanti anni. Siamo andati per la prima volta in UEFA. La UEFA. La Champions l'abbiamo mancata per poco. Per un punto, abbiamo conosciuto i centri commerciali super moderni. Ora conosceremo finalmente il centro sportivo super moderno che sarà fatto a Carini. Vicino a casa mia. Cioè, una città che in effetti è stata messa in movimento da questa realtà. E quindi è giusto che noi gli siamo grati da questo punto di vista. Se avesse avuto un po' più di costanza, probabilmente adesso oltre ci dedichiamo grati, all'atletica assieme alla nostra Nadia e così almeno andiamo a correre, ci sfoghiamo correndo, si scano le pance pure perché la corsa fa bene. Ecco. Prego. No, volevo cogliere l'occasione della presenza di Nadia Spangito nei nostri studi. Prego. Se sapeva notizia, dico così, può anche una cosa.
del nuovo stadio, se ne è parlato. Io lavoravo all'ufficio del Comune di Palermo e si parlava di stadio. Sono passati tanti anni e si parla ancora di stadio. Ma stadio, però, stadio, stadio, gli stadio cantanti. Gli stadio, no, no, lo stadio, stadio, ecco. Approvando il programma triennale delle opere pubbliche. Nell'elenco annuale non c'è. Ah, perfetto. Perfetto. Quindi nel programma triennale no. Da voci di corridoio che chiaramente devono... Non c'è nemmeno in quello triennale. Io non credo di averlo visto. Io ho dato un'occhiata. Non credo di averlo visto. Il problema è... Sicuramente, diciamo, quello che è operativo è l'elenco annuale. Nell'elenco annuale non è previsto. Da voci di corridoio... Il programma triennale può variare. Da voci di corridoio mi sembra di capire che il problema dell'area che è stata individuata allo ZEN è che alcuni terreni limitrofi che dovrebbero essere funzionali al progetto sono stati confiscati alla mafia e quindi non possono essere dati assolutamente. Assolutamente no. L'area di impianto appartiene alla tipologia di immobili confiscati alla mafia, possono avere utilità sociale, esatto, ma non infatti, utili economici. È per questo diciamo che è stato scopo esatto, di infatti sono tutti terreni destinati agli zapateros. Zapateros. Possono essere solo zappati. No, non conosco la destinazione urbanistica sono di questi terreni agricoli, credo. Però in ogni caso, non possono essere. Qualunque sia la destinazione agricola, se sono con beni confiscati dalla mafia, non possono avere una destinazione economica, se non possono essere dati in concessione o attività a imprenditori, perché sarebbe in contrasto con le norme di legge. Comunque, la risposta sicura è che nell'elenco annuale che stiamo per approvare, che poi è il, diciamo, il provvedimento che ha efficacia, nel senso che quelle opere verranno messe sicuramente in esecuzione, nell'elenco annuale 2013 non c'è. Perfetto. Quindi stadio niente. Allora, stadio. Niente. Ce ne faremo una ragione. La cittadella a Terrasini, dello sport. Perfetto. Quella si fa. Quella si fa. Ma invece loro ci stanno pensando allo stadio a Trapani? Sì. C'è stata data in convenzione, c'è una convenzione ventennale da parte della provincia, che adesso a dicembre non ci sarà più, provincia di Trapani, alla Trapani Calcio, alla società. La società per 20 anni lo gestirà, lo diciamo rimodernizzerà, perché ci saranno lavori insomma da fare, già sono iniziati alcuni lavori di ampliamento, hanno fatto così come prevede insomma la Lega. C'è la sezione ospiti, adesso stanno facendo tutte quelle cose che sono attenzione particolare. Morace è un imprenditore. Una piccola città che deve Morace dare l'esempio di però una grande città. Ma una cosa dalla sua è una cosa importante. L'imprenditore funziona, le amministrazioni invece no. A Trapani c'è un problema di strutture che bisogna dare al Trapani Calcio. Bene, la società Trapani Calcio ha fatto 1000 richieste alle amministrazioni locali per avere le strutture che non vengono utilizzate, perché ci sono la primavera calcio, gli allievi, la scuola calcio, la prima squadra. Non ci sono strutture e nessuno dà strutture in concessione al Trapani Calcio. Difatti stanno sclerando, cioè hanno necessità di avere strutture che non vengono. Ci sono le strutture, insomma, le aree utilizzabili, tra l'altro ci vogliono strutture ben organizzate, perché insomma, però non ci sono di contro le strutture. Posso fare una domanda? Morace, presidente del Trapani, sì. È parente della Morace, calciatrice ed ex allenatrice della nazionale di calcio? No, la numero 9 è grande capocannoniere. No, non mi pare di Carolina. Loro sono di, come famiglia, una famiglia napoletana di navigazione, insomma, hanno tutte. Ma c'è il proprietario di Ustica, no? Sì, comandante della Ustica Lines, il patrono dell'Ustica Lines. Perché già poi cominciavano a ricamare, chiedevo perché questa è stata una grande calciatrice. Calcio femminile è difficile da gestire, è stata anche allenatore della nazionale con ottimi risultati. E oggi credo che sia commentatrice e allenatrice in qualche programma nazionale televisivo. Sì.
si sarebbe indagheremo, era una bella figura, insomma, però, dello sport. Lo faccio sapere. Sì, indagheremo poi. Dello sport, quello che dice Nadia, quello non pagato, perché il calcio femminile è non pagato. Anni fa avevamo una bella squadra di calcio femminile noi. Le Aquile, della quale io ero presidente. Ma pure, ma fatto, ma è un jolly, dove si mette a stare. Sono stato presidente onorario delle Aquile Palermo per circa 9 anni. Poi ho avuto il grande onore di avere il presidente Barbera, che si è avvicinato a noi e ci ha sostenuto nell'ultimo periodo, e ho avuto il piacere immenso di cedergli la presidenza onoraria. Che buono che sei! No, era una cosa proprio bella. E tu ricordo al pranzo che abbiamo fatto in un ristorante di Piazza De Gasperi, tutti insieme con questa squadra che eravamo riusciti a portare in Serie A, anche lì senza mezzi. Perfetto, adesso invece passiamo alla nostra parte telematica, perché gli amici da casa dobbiamo. Intanto hai scoperto il derby col Trapani. Andata sarà il 9 novembre l'andata e il 12 aprile il ritorno, quindi inverno e primavera. È primavera. 12 aprile. No, però fuori. Mi dispiace, è il 20, no, il 21 marzo entra la primavera, giusto? Quindi siamo già in primavera. Diciamo, quindi dai, c'è molto vento, dai, ci siamo. Trapani c'è molto vento, qua non lo so. No, poi diamo anche la notizia che si sta giocando Ternana Brescia in questo momento, sì. Stanno quindi 1-1. Mm. Poi per chi vuole anche una notizia per quanto riguarda la Serie A, perché ha nostalgia, la Roma sta perdendo a Parma 1-0. Un'altra cosa che vorrei dire prima di dare lo spazio ai nostri telespettatori è che io mi trovo molto d'accordo con l'ottimismo del dottor Blasi, perché comunque intanto bisogna anche pensare una cosa, che il Palermo non gioca mai da solo, no? Quindi il Cesena stesso di domenica scorsa è stato un Cesena che ha messo le barricate. Sembrava di essere noi i franchi e dall'altra parte avevamo un altro esercito di un castello medievale. Eravamo lì che praticamente tenevamo l'assedio e non ci siamo riusciti soltanto al secondo tempo, dopo che il Cesena ha segnato il Perché ti stai trattenendo? Perdonami, Gattuso ha capito nel secondo tempo che in casa, con delle difese così coperte come quelle del Cesena, deve giocare con due punte. È entrato Lafferty e la partita si è sbloccata. Lui effettivamente con l'Apert ma è anche vero che nel primo tempo comunque no, non ha fatto niente, cioè la palla l'ha tenuta comunque il Palermo, ma il possesso palla però anche il gioco del Cesena, il gioco degli avversari fa, quindi comunque anche questo senso qui è vero. Sirse, nessuno, non che bisogna pensare sempre allo stesso modo. E poi comunque oltre a questo, quindi anche un bel po' di ottimismo, perché comunque è una squadra che si è fatto 7 punti, vittorie consecutive, e quindi i tifosi stessi magari a un certo punto possono anche fischiare la squadra al primo tempo, però ciò che importa è tanto vincere, incamerare punti, perché l'obiettivo è tornare in Serie A. Preferiamo magari giocare 35 partite in questo modo, però raggiungere l'obiettivo di tornare in Serie A. Come ho detto poc'anzi, anche giocare male ma vincere. E poi ricordiamoci sempre un'altra parentesi, Zamparini, che l'abbiamo criticato, eccetera, negli ultimi 2 anni. Comunque Zamparini è quello che ci ha fatto dimenticare di giocare con la Battipagliese qualche tempo prima che c'era lui. E poi soprattutto ci ha regalato quel famoso sogno di Roma, colorata, di rosa, Piazza di Spagna, eccetera, con una squadra. Sì, hai ragione. Intanto siamo in Serie B, io capisco che si usano le cose antiche, quindi non vorrei ritornare alla moda. Vintage degli anni '80, ne parliamo. Non vorrei che... perché però c'è cose di una volta si usano di nuovo, quindi non vorrei che anche il Palermo volesse ritornare. Comunque io sono dell'avviso che le colonizzazioni non sono mai belle, ecco. Stop. Va bene. E noi abbiamo delle colpe, perché non abbiamo degli imprenditori locali che vogliono investire sul Palermo. Non è che non vogliono, non hanno i soldi. Lascia stare. E quelli che ce li hanno non riescono, perché li arrestano due giorni dopo. Io non ci credo che non abbiamo imprenditori a Palermo che non hanno soldi. Giusti, non ne abbiamo. E se dovesse esserci qualcuno che ha dei soldi, come tutti quelli che hanno i soldi in questa nostra terra, in questa città in particolare, non li escono perché il giorno dopo sono finiti. Quindi qua non crescerà l'erba. Non aspettate. Però che non hanno soldi... No, sto dicendo che a Palermo non c'è l'imprenditoria, c'è un'altra cosa, ci sono tanti piccolissimi imprenditori che non potranno mai fare l'operazione di Zamparini e potranno fare
se sono fortunati, ma Palermo non ne ha le condizioni, l'operazione di Moratti. Ma cosa del genere? Questo è successa a Trapani un paio di... Non mi parlate di grandi imprenditori a Palermo, non ce n'è. Che Moraci ha comprato il Trapani. Non sono d'accordo. L'anno dopo che Moraci ha comprato il Trapani, che non hanno coraggio, ma che però, imprenditori non hanno soldi, non ci credo. Ha investito. Ma ci investito, attenzione, ci vogliono molti soldi. Cioè, ha ragione. L'unione fa la forza. Certo, questo è. Una... Perché ha ragione l'avvocato. Non ci sono imprenditori a questo livello. Avete guardato, scusate, perché la città deve sapere, questa trasmissione serve anche per dare un minimo di notizie da verificare, perché ognuno deve andarli poi andarle a verificare. Guardate i fatturati delle imprese palermitane e fate un confronto fra i fatturati di queste imprese e i fatturati di imprese similari nello stesso settore in tutte le altre regioni del centro nord Italia. Parliamo di noccioline. Quindi non c'è il tessuto imprenditoriale per parlare di imprenditoria nel fatturato, poi sta a vedere chi dichiara. Ma così e come li fai? Quindi non è che li fai così, ma quale coraggio devono avere che appena escono i soldi li inchiumano, come si dice? Allora. Questo per gli amici che ci seguono fuori in più. Leggiamo i commenti dei telespettatori. Sì. Intanto leggiamo i commenti. Okay. Allora, Marco Visconti, che salutiamo perché ci sta guardando. Ciao. Passi avanti secondo me non ce ne sono. Forse l'unica nota positiva è avere l'Afferty, grintosa e capace di segnare su punizione, ecco, e poi quella sul calcio di rigore. Poi per tutto il resto, troppo possesso di palla e pochi tiri nello specchio della porta avversaria. C'è da migliorare la spinta delle fasce laterali che non crossano. E comunque sia, metterà la firma per vincere così tutte le partite. Quindi per la serie giochiamo male, ma comunque basta che si vinca. Ci troviamo tutti d'accordo. Allora, questo punto di vista sì. Basta un calcio di punizione a partita, segniamo. Un rigore a partita si può fare. Va bene. Gaetano Fraterrigo. La presenza di Barreto sin dal primo minuto ha dato più sostanza al centrocampo. Le solite disattenzioni in difesa invece sono la spina nel fianco di questa squadra, che sicuramente è superiore alle altre dirette concorrenti. Se Gattuso lavora su questo, col recupero completo di Muñoz e con un attacco a mio avviso senza pari nella serie, credo che il Palermo possa conquistare la promozione agevolmente. Quindi è più positivo. Giuseppe Borfardino invece dice: con il Cesena il Palermo ha continuato a scarseggiare nella qualità di gioco, colpa anche dell'avversario che si è chiuso a muro non lasciando spazio all'azione. L'importante in questo momento è fare punti, il campionato è all'inizio, c'è tempo per le finanze calcistiche. Perfetto. Ultimo messaggio, Fausto Messina. Dobbiamo essere... vabbè, certo. Fausto Messina dice: forse la squadra di Gattuso rispecchia in pieno la grinta del suo allenatore, ma personalmente noto lacune in difesa e troppi fraseggi tra la mediana. Più verticalizzazioni, inserimenti e sovrapposizioni forse non farebbero proprio male. E quindi cosa dobbiamo dire? Niente. Condividiamo e sottoscriviamo. Oggi ho letto un titolo di giornale. Non possiamo dire nulla, perché non... Palermo, difesa di ferro. Devo dire, rispetto agli anni passati, forse la difesa è un po' più ordinata, ma abbiamo preso 4 gol in 4 partite. Tutta questa difesa di ferro... Quotidiano. Vabbè, credo. Non è che il quotidiano è una bibbia, giornale di soggettive, voglio dire, ognuno legge le cose proprio a modo proprio, un ne vive e un ne sa ridere, la bibbia, la sua interpretazione. No, comunque, prego, la bellezza del calcio è che ognuno c'è il suo pensiero. Palermo Cesena, in fondo il gol del Cesena è stato per un errore, ma il resto della partita il Cesena non ha fatto nulla, quindi la difesa ha fatto uno svarione, purtroppo difetto di comunicazione tra Muñoz e Morganella, poi c'è stato Pisano che giustamente è ancora in stile vacanziero il giocatore, però alla fine è vero che comunque la difesa in fondo non ha corso pericoli, perché comunque l'avversario che avevamo di fronte era mediocre. Non hanno difetti di comunicazione. Ci sono alcuni giocatori che, non so, anche per esigenze, credo che giochino fuori ruolo. Abbiamo menzionato poc'anzi Pisano, non credo che sia un sinistro naturale Pisano, quindi è normale che poi qualche defaillante, qualche problema lo crea sulla fascia. Noi lo sappiamo che sono diversi, come sono dici i tu, giocatori ma che la, non la sono società... schierati nel loro ruolo naturale, quello questo è quello che non è che... Ci sono molti giocatori che non giocano nel... Però la squadra è questa, poi io credo che si aggiusterà cammin facendo. Va conoscere, insomma, poi certe volte sembra delle barzellezze, dai. Vediamo che i giocatori non lo ascoltino. È la indole di Gattuso, una depressione. Fare i cambi di ruolo.
lui ha sempre giocato in una squadra dove fantasista. I cambi di ruolo erano frequentissimi. Sì, ma è per stimolare meglio i calciatori. Mi sono spiegato, quindi, È per stimolarli meglio, cioè sei fuori il ruolo, fammi vedere che sai fare. Chi era terzino destro andava a fare il centravanti o veniva comprato come centravanti e giocava poi a destra o a sinistra. E infatti non è... poi fanno gli errori in difesa come contro il Cesena, però questi fuori Lo so, però bisogna... Vabbè, ma lì è solo un problema di comunicazione. Abbiamo vinto, io dico sempre questo. Vabbè, piano piano. Se ha vinto vuol dire che ha ragione. In politica funziona così. Sono d'accordo. Il vincitore ha sempre ragione. Sono assolutamente d'accordo. Infatti, la troviamo, storia la fanno ci troviamo nelle condizioni in cui ci troviamo perché hanno sempre ragione loro. Perfetto, allora. Cominciamo con quindi le domande adesso. Prego. Io comincio col dottor Blasi, una domanda. Parliamo di Gattuso, no? Gattuso è stato espulso ancora una volta. Ma allora, il problema è Gattuso, il suo carattere naturalmente notorio, oppure c'è comunque un atteggiamento a volte troppo duro da parte degli arbitri? Ma sicuramente... considerando quello successo anche con Montella in Firenze... Ma attenzione, secondo me c'è anche un atteggiamento duro da parte degli arbitri, su questo non c'è ombra di dubbio, perché ormai non si può più parlare sui campi di calcio, appena specialmente gli allenatori vengono anche espulsi dall'oggi in pochi secondi. Poi Gattuso noi lo sappiamo, no? Ha fatto tutto il suo campionato nel Milan, quante volte è stato espulso, anche per delle banalità, perché certe volte sanno che questo è il giocatore un po' duro, un po' rude, un po' come dire, maldestro, diciamo pure questo, di conseguenza l'arbitro sa che molto probabilmente non è, appena viene, tocca il giocatore avversario, dice ma io non l'ho fatto apposta, però gli arbitri ormai sanno che alcuni giocatori lo fanno forse apposta realmente. E lo stesso vale per l'allenatore. Io dico questo, Gattuso deve un pochettino essere più tranquillo in questo momento, perché non è più il giocatore Gattuso, in questo momento è l'allenatore. E poi io voglio anche dire una cosa. Il Palermo ha fatto una grande scommessa. Zamparini ha preso il Gattuso che fino a 6 mesi fa giocava. Sì. Mi sono spiegato? Cioè, sarà un'operazione mediatica, anche questo può essere anche importante. In Serie A non l'avrebbe mai preso. Ok, ma attenzione, perché prendere un giocatore che fa subito l'allenatore, metterlo in una squadra con l'ambizione di tornare subito in Serie A è un momento pericoloso. Mediatica. Però secondo me ha indovinato, perché ha il carattere giusto. Lo devo chiamare, gli devo dire attenzione, non ti fare più buttare fuori, che non può essere ogni partita vai fuori per delle banalità. Poi attenzione, io adesso con il Cesena non so per quale motivo è andato fuori, era uscito fuori dall'area tecnica. Ecco, uscire fuori dall'area tecnica, ma Dio santo, al novantesimo Gattuso deve perdere l'abitudine di toccare e di parlare con il quarto uomo. Lo tocca? Cosa? Toccare nel senso, toccare nel senso di dargli stoccate. Ma lo sai anche perché? Il quarto uomo, il terzo uomo, il secondo uomo, molto probabilmente, io dico che quando si è fuori dal campo puoi andare anche a cenare, a pranzare. Mi sono spiegato? Quando tu sei sul posto di lavoro, perché molto probabilmente col quarto uomo si conosceranno da una vita tutti e due, ok? E di conseguenza l'arbitro se ne sarà accorto, dire vai fuori. Anche perché gli arbitri devono dimostrare, devono mantenere una certa linea anche in campo. E io ho visto anche, quest'anno anche in Serie A, sono molto più... escono cartellini a destra e a sinistra, sì, per cose banalissime. Non a caso si chiama ring, cioè non sì. E allora continuiamo, grazie. Prego. Dottore. Prego. Adesso una domanda per l'avvocato Tito. Dopo la fine della partita Gattuso ha ammesso che ha una difficoltà. Lafferty o Di Gennaro? Guarda, Di Gennaro quando ha giocato domenica passata ha fatto una gran bella partita, abbiamo detto tutti che era stato forse il migliore in campo, perché questa è stata la valutazione. Però Lafferty ci ha Lafferty è entrato in questa partita, della prima partita che gioca, diciamo, Serie A, e ha segnato un gol splendido su punizione. Quindi come si fa? Beh, non è come si fa. E cosa serve di più a seconda della partita? Io credo che a seconda della squadra che hai di fronte tu devi calibrare i giocatori che metti in campo sulla base di quello che ti serve. Siccome secondo me a Palermo serve ancora rispetto a quello attuale un potenziale di attacco che non è solo colui
il centrocampo, il centro avanti avanzato, diciamo, e anche la linea del centrocampo che va e deve supportare in maniera esatta, a seconda del tipo di squadra che hai davanti, devi mettere in campo l'uno o l'altro, o li metti in campo tutte e due, perché se guardiamo sotto questo aspetto la cosa, in questo momento probabilmente Dybala non è quello che dà le maggiori garanzie, sì, siccome ci sia sono Di 12 Gennaro, milioni che non vengono 12 milioni, dobbiamo vedere dove sono questi 12 milioni, qui si può fare all'estero, sono 12 milioni di Dybala. Comunque la settimana scorsa sai in quale paradiso lo hanno trovato, ma questo è un ma chi ha Dybala? A Dybala, eh. Dove, in quale paradiso l'hanno trovato? Non lo so, no, in quale paradiso lo hanno trovato per portare 12 milioni nel paradiso di Dybala. Comunque la settimana scorsa il procuratore di Dybala ha detto che ancora il Palermo li deve uscire questi soldi. Non lo so, ma quindi io, gioca male per questo. Io faccio un strano mestiere per non l'ho detto, non l'ho detto, questo non l'ho letto. Continuiamo su quello che poi abbiamo la pubblicità. Quando c'è stata la cessione Cavani è successo l'inferno. Abbiamo una domanda per chi vuole essere rispondere, avvocato, avvocato. Attenzione, avvocato. Che è successo? Una domanda per chi volesse rispondere, da Mariano Artale. Spero tanto che quest'anno possa risalire in A. Quali potrebbero essere le difficoltà in questa Serie B? Perché vuole rispondere? Parola Nadia Spallita. No. Guarda, la risposta è una sola. Il problema per andare con certezza in A sono le altre squadre che giocano in Serie B. Quindi la sventura degli altri, ho capito. Io sono convinta che andremo in Serie A, l'ho già detto prima, perché credo che noi abbiamo delle potenzialità anche all'interno di questi giocatori che consentiranno alla nostra squadra di superare la barriera della Serie B proprio per le potenzialità dei giocatori attuali. Ti immagini in primavera va in Serie A? Io la chiamo non dottore, il mago. Mandiamo la pubblicità. Ritorniamo. E quindi mettete dei fiori nei vostri cannoni. E allora, pronti per leggere gli altri messaggi? Allora, leggiamo i messaggi. Immediatamente poi continuiamo con gli ospiti. Nunzio Reina. Ah, che lo salutiamo. Ciao Nunzio. Questa squadra non ha un'anima, non ha un gioco e la fortuna non è eterna. La mano dell'allenatore non c'è. Buon programma, un abbraccio per tutto lo staff della Nunzio Reina. Candido però l'ottimismo. Niente, proprio seppellito, dobbiamo fare cioè, una barra, rosa nera, Itemista est. Perfetto, non ha un'anima, non è morto. Tanto ottimista come sempre. Sì, però siamo partiti male e stiamo recuperando. Se uno non ha un'anima, ma non ha un'anima fin dall'inizio. Dottore, a primavera dobbiamo aspettare. Esatto, a primavera. Sì, la prima partita è andata male e poi siamo andati avanti, giusto? Quindi. E poi Francesco Milano, che ci dice che Gattuso è solo buono per giocare su Sky. Come? È solo buono per giocare su Sky. Addirittura, che questo signor Milano che è cattivo, però... Avanti, vai, continua. No, invece adesso vorrei fare una domanda alla direttrice, la mia direttrice, anche perché comunque scrivo pure sullo sportivo. Facciamo vedere no? il giornale, lo sportivo. Ecco, è stata così carina che ci ha regalato questo logo addirittura in prima pagina. Grazie. No, con piacere. Devo dire grazie, è una cosa molto carina. Vabbè, tu di alla squadra che noi abbiamo parlato bene di loro. Guarda, quella trasmissione ve ne hanno detto. Centrato solo sul Trapani. Ecco, tu devi essere così, loro. Assolutamente. Magari viene qualche giocatore del Trapani, venite insieme con qualche giocatore, non c'è problema. Noi lo ospitiamo con tutto il cuore, anche perché a noi il Trapani piace. Non lo dite però. Quindi parliamo del giornale, così per farlo scoprire anche ai nostri telespettatori. Allora, come avete visto è un giornale, un settimanale atipico, perché non è su carta patinata, è su carta riciclata da quotidiano quasi. Ma fa vedere, perché nasce questo camera, progetto? Nasce da una constatazione semplice che mi è arrivata a me. Io per da vent'anni faccio solo cronaca nera. Improvvisamente il mio capo redattore, perché io lavoro per un'altra televisione, mi dicono che per ragioni per necessità di redazione c'è bisogno di seguire il Trapani, che in quel momento era stato promosso in Lega Pro, prima divisione. Quindi mi ritrovo a seguire la squadra, ma mi ritrovo soprattutto a seguire le trasferte del Trapani. Allora, io vi dico che quando sono arrivata in questa città del nord dove il Trapani si apprestava a giocare,
cioè tutto, e il giorno prima magari avevo scritto di cronaca nera, arresti, omicidi. L'unica cosa che mi dicevano i colleghi erano, ma guarda che bravi questi ragazzi che giocano in campo, ma una forza, una potenza, delle ma questo Trapani è veramente una bella città. Cioè tu rimanevi spiazzato e dico, scusa, ma ieri c'erano gli arresti, gli omicidi. Allora mi sono resa conto che lo sport, il calcio in generale, la pallacanestro, lo sport, poteva essere veramente il bel biglietto, il più bel biglietto da visita che potesse avere Trapani, ma io Trapani ne intendo come provincia. Da qui nasce questo progetto, un progetto che nasce con un altro pazzo come me, che è l'editore Giovanni Pappalardo, e che piano piano è stato sposato da tanti colleghi, anche da Walter, e che si occupa di sport a 360 gradi, quindi non anche solo nello calcio, sport bravo, che nessuno segue, che so, la scherma, abbiamo scoperto delle eccellenze particolari nel ping pong, il tennis da tavola, sappiamo che per esempio a Mazara, ho scoperto che a Mazara c'ha una vice campionessa mondiale di ping pong, a Seul ha vinto la medaglia d'argento, abbiamo scoperto delle tipicità, delle eccellenze della provincia di Trapani, ma anche nel resto della Sicilia, che nessuno, insomma, di cui nessuno parla, perché tutti siamo così ammaliati dal calcio in generale, e che tra l'altro delle eccellenze che non possono andare avanti perché non ci sono soldi e quindi non vengono sovvenzionate. Da quanto tempo esiste questo? 4 settimane. Quindi è presto, sì, caldo, 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 l'amore del nostro. Vedi che centrocampo porta fortuna, quindi dato che è freschissimo come giornale, questo te lo posso garantire, ha sempre portato fortuna. Perfetto, agli altri. No, ma anche sì, a voi siete qua da 9 anni, quindi vuol dire che dico, ha sempre anche portato voi fortuna. La fortuna vi arriva. Allora in bocca al lupo. Grazie, eh? Grazie a voi. Una domanda a Nadia, preparati, domanda tecnicissima. Parliamo di un altro giocatore completamente, Cristiano Ronaldo. Perché ha firmato un contratto di 17 milioni di euro all'anno, più pagato di Messi. Ora, questa notizia ha fatto molto discutere chi mastica calcio, meno e quant'altro. Tu, dal punto di vista comunque dello sport, parlando di atletica e quant'altro, come giudichi la notizia di un giocatore così pagato? Chiaramente non può essere una valutazione positiva, l'avevo detto prima. Il calcio è uno sport bellissimo, questa connotazione economica danneggia la bellezza, la purezza. Sono senza voce, mi scuso. Mi proprio... Perché parli troppo, no, tu, perché il politico che fa? Pesante. Parla. No, chiaro che mi sembra poco etico pagare cifre così esorbitanti per un calciatore, per quanto straordinario possa essere. Io credo che nella storia del calcio ci siano stati grandi campioni che hanno fatto la storia del calcio con la passione, con l'amore e senza questi budget. Quindi si possono creare, si può creare un mondo sportivo senza necessità di investimenti milionari, che ribadisco, per me sono poco etici, sempre tra l'altro se noi consideriamo che altri settori dello sport invece non hanno assolutamente nessuna risorsa. Credo che danneggi la bellezza del calcio proprio questo mercato economico, questa connotazione affaristica che di fatto caratterizza il calcio moderno attuale. Perfetto, grazie. Perfetto. Sì. Ha un buon procuratore. Cosa ha vinto? Cristiano Ronaldo? Diciamo che non è, lui è un giocatore comunque che ha un grande merchandising dietro. Esatto. Comunque CR7 è un marchio. Okay. È un marchio, come ai tempi, marchio che cammina. Come si chiama? L'inglese con l'inglese. L'azienda che cammina. Che hanno un livello di disoccupazione inferiore al nostro, ma pur sempre alto, devo dire. Sono felice di sapere che 18 milioni vengono pagati a un manager dell'economia nazionale. E perché lo dici così, tutto struso? Perché è un insulto alla miseria, è una vergogna, non è un fatto, non è una nota di merito nemmeno per il calciatore, è un insulto alla miseria, è una vergogna. Ci sono altri messaggi o massaggi? No. E allora,
Si parla di sport, centrocampo non è, parla di sport, di intrattenimento, di politica, all'interno di questo salotto sportivo poi escono fuori altri tipi di discorsi, devo dire interessanti. All'inizio si è parlato di questa disciplina, però so che tu oltre a questo stai preparando qualcosa, hai un progetto. No, vabbè, il mio obiettivo è quello di coinvolgere le scuole, creare una relazione tra il mondo della politica, lo sport e le scuole, per consentire ai bambini di avvicinarsi all'atletica, ma anche ad altre discipline, sin da piccoli, anche perché credo che una forma di lotta alla mafia e all'illegalità, soprattutto nelle nostre periferie, sia proprio quella di togliere i bambini dalla strada attraverso lo sport, che è formativo. E un altro progetto riguarda anche la musica, però intanto sto cercando di portare avanti questo, avvalendomi delle professionalità e delle competenze dei grandi campioni palermitani e siciliani che mi hanno già dato la loro disponibilità a tenere dei corsi per i bambini delle scuole periferiche della nostra città. Penso che sia una bellissima iniziativa che veramente può dare anche una risposta rispetto al degrado, all'abbandono in cui sono lasciate molte periferie, e può veramente costruire. Tra l'altro pochi sanno che prima questi progetti venivano fatti dalla polizia e che i bambini si rifiutavano di salire sugli autobus della polizia. Questi bambini oggi sono diventati dei poliziotti, ecco, perché attraverso lo sport hanno riscoperto una visione della realtà che magari nell'ambiente periferico in cui vivevano, in un tipo di sistema non solo familiare ma veramente contestuale del loro habitat, difficilmente avevano familiarità con la polizia. Invece molti di questi bambini sono diventati campioni e poi poliziotti palermitani. Quindi voglio recuperare questo tipo di progettualità e tornare a un dialogo tra la politica, l'atletica, la musica, lo sport e le scuole. A che punto è questo progetto? È già in fase Stiamo di partenza? Stiamo elaborando e spero di portarlo in occasione del prossimo bilancio in Consiglio Comunale. Perfetto, allora ti auguriamo un in bocca al lupo, speriamo che vada bene. Sì, curioso perché lui mi... Sì. Prego, vicario. Vorrei esaurire la voce. Già non ne ho più. Io nella biografia ho letto che nel 1991... 41. 91. 91. 91. Hai fatto uno studio sul libero pensiero nell'ambito della cinematografia. Che cos'è? Mi ha suscitato curiosità. Vabbè, era nata... Credo da un una problema, bella, cioè, ora non me lo ricordo più neanche io, comunque c'era un problema di autorizzazioni, permessi, licenze, e io avevo una visione comunque assolutamente aperta, nel senso che nel mondo della cinematografia per me l'atteggiamento interpretativo doveva essere assolutamente aperto, elastico, l'interpretazione delle norme non poteva essere rigorista, rigorosa, ma consentire quanto più possibile la libertà di pensiero attraverso anche l'espressione cinematografica. Era legata comunque al rilascio di autorizzazione e licenza, e io davo un'interpretazione, non dico che fosse un diritto, ma un'apertura in questo senso. Facci complimenti, cioè sentire un vicepresidente insomma che sa parlare, insomma, è bello. Da molto tempo che non ne sentivo uno, scusa. Questa è forte, Questa proprio è... Complimenti. No, ma è perché sono vicario. Ah, è perché è vicario. Però... Ho tolto la battuta. Anche però, se senza voce che anticipa, non si è dato in anticipo. Però, posso aggiungere una cosa per lei? Nadia? Pensa nel tuo progetto di completarlo con l'alimentazione. L'ho dimenticato. Ok, che è fondamentale. Bene. Sì, sì. L'alimentazione... Okay. Noi come Associazione Nazionale di Oncologia Medica abbiamo di recente concluso un progetto itinerante Non fare autorrete, autogol, dove Palermo è stata sede anche di un incontro con all'istituto alberghiero, quello che c'è... Corso dei Vini. No, in via vicino Villa Italiana, Pallavicino, ce ne sono due. Ok, il Borsellino. Via Resurrezione. Sia, il Borsellino. Sì, sì. Ok, dove avevamo come testimonial Aronica, proprio di recente, prima della conclusione del campionato di calcio, e dove si sono dibattuti i temi dello sport
perché i bambini delle periferie non sanno dove andare a fare questo sport, e l'alimentazione che è diventata fondamentale, perché ahimè in Italia noi abbiamo il più alto tasso di bambini obesi in tutta Europa. Benissimo. Cosa, scusi dottore, importante. Sì. Cosa non bisogna mangiare per evitare tante cose? Cosa non bisogna mangiare, proprio evitarlo? Dolci. Io l'ho detto in trasmissione, e se preoccupate il giornalista della Rai, di Rai 3, Rai Sport. Ueli? No, quello senza capelli, come si chiama? Mazzocchi? Ah. No? Mi ha detto, così mi fa spaventare, dottore, perché io mangio carne. E faccio, no, non ho detto che non bisogna mangiare la carne. Ho detto che bisogna mangiare tutto con grande moderazione. Io parto dal presupposto che va mangiato tutto con grande moderazione. Gli abusi sono quelli che fanno male, e sicuramente bisogna cominciare a evitare tutti quegli snack che vengono comprati nelle famose macchinette che vengono messi nelle scuole, negli ospedali. E qui questa è una cosa voglio sapere. E di conseguenza bisogna tornare un pochettino alle cose proprio genuine, naturali. Cominciare a farsi le colazioni a casa, anche il famoso cestino, magari con il panino, con la marmellata, il panino, perché no, anche con la Nutella stessa, attenzione, che sicuramente non fa male, però andare a mangiare tutte queste merendine, che sono la frittatina, tutte queste cose qua fanno benissimo, gli abusi fanno male, poi tutte queste merendine che vengono messe in questi distributori automatici, i bambini vanno, è molta frutta, e sicuramente la frutta, nelle scuole c'è stata l'iniziativa delle elementari, della frutta che arrivava, eccetera, il regolamento, sì, frutta biologica, dove i ragazzini, però anche qui molti ragazzini non la mangiavano, cioè nel senso portavano a casa questa frutta dicendo che loro non mangiano frutta, quindi ecco che bisogna far intervenire anche le famiglie e i genitori affinché riescano anche nel bambino a creare un'indole verso cibi che magari non sono graditi a quell'età. E naturalmente tutto si deve sposare con lo sport, infatti io l'ho ribadito in quella trasmissione, perché è fondamentale. Non l'ho seguito al dottore, ecco perché io l'ho chiesto. Non esistono palestre nelle scuole, molti presidi di scuole nelle scuole elementari hanno paura che si rovini il parquet, quindi non mandano nemmeno i bambini. Noi abbiamo avuto scuole, e questa è la realtà. Affittate, perché sono appartamenti, appartamenti in affitto. Per decenni Palermo si è caratterizzata per scuole che erano state allocate all'interno di appartamenti. Di tutti, che ben venga la tua iniziativa. Che ben venga la tua iniziativa. Allora, adeguata, la giusta alimentazione. Questa iniziativa questa cosa qua, insieme alla scuola, guarda, perché credo trovi, che dobbiamo una porta ricominciare aperta. Veramente. Dai bambini e dalle scuole. Quindi allora la carne non bisogna mangiarla. No, la carne bisogna mangiarla con moderazione. Sicuramente specialmente la carne rossa. Ma secondo me va mangiata con moderazione, va mangiato il pesce anche con moderazione, anche perché ahimè voi sapete da dove ci proviene il tonno per adesso? Il tonno viene dai mari del Giappone. Non bisogna mangiarlo. Non lo sappiamo, potrebbe essere, sta succedendo un macello. Quindi io esorto sempre a mangiare il nostro pesce mediterraneo, anche se sono dalle sarde agli sgombri e tutto ciò che il nostro mare ci può produrre, che va benissimo. E poi noi siamo fortunatissimi, perché la nostra dieta mediterranea veramente ci rende più longevi in assoluto. Grazie dottore, queste sono cose importanti. Allora, due trasferte fuori casa, abbiamo venerdì Spezia-Palermo e martedì Bari-Palermo. Che dire, vabbè, lunedì siamo qua, poi faremo il pronostico per il martedì, ma intanto pensiamo a questo venerdì, Spezia-Palermo. L'allenatore dello Spezia Stroppa è in pericolo, a rischio panchina, se dovesse perdere, cioè, e quindi non avrà un approccio la squadra, presumo che non avrà una serenità per affrontare il Palermo nel migliore dei modi, quindi sarà sbilanciato in avanti per ottenere i tre punti per salvare l'allenatore, e il Palermo potrebbe sfruttare questa occasione, perché lo Spezia è una squadra attrezzata, sarebbe anche una delle papabili per la Serie A, soltanto che sta avendo più di un problema. Questo problema, infatti. Sì, e quindi io penso che fra le due trasferte, Spezia e Bari, quella di Bari mi è più difficile. Dillo subito, che cosa? No, no, mi sembra più difficile quella di Bari rispetto a quella dello Spezia. Lì i tre punti li possiamo prendere. Avvocato.
Quanti ne prendiamo? No, io penso no, tre, che... con Spezia, no. tre con lo Spezia, tre, uno, quattro, quattro, quattro infatti, quattro. Dico, potrebbe quattro io punti da due trasferte possiamo anche... Le Spezie siano scadute in questo periodo, non mi pare che... È un peperino lui. Che abbiano grande vivacità, però siccome il Palermo mi ha insegnato nella storia, e negli ultimi anni colpisce. Che è capacissimo di compiere i miracoli, quindi di fare anche resuscitare i morti, perché ha perso pure con i morti. Sembra non insegnare l'ottimismo. Spero che questa non sia l'occasione nella quale il Palermo vorrà portare in porto il miracolo. E spero porti in porto un risultato. Allora, buono. Intanto vediamo la classifica che i nostri amici in regia l'hanno preparato. Intanto la visualizziamo. Sì, sì, sì. Ecco, chi la legge è il nostro Salvo Messina, che sei più vicino al monitor. Io da qua non vedo e niente. Abbiamo c'è un effetto di controluce. Comunque abbiamo in testa l'Empoli con 10 punti. L'Empoli che ricordiamo ha vinto a Palermo. Poi abbiamo la sorpresa Trapani, il Lanciano, il sorprendente Lanciano che lo scorso anno navigava nelle basse a bassa quota e ora lo ritroviamo a 8 punti e poi abbiamo l'altra matricola terribile, l'Avellino, che comunque è reduce da una sconfitta, il Novara che è sempre stazionario, diciamo sempre nelle prime posizioni, insieme al Palermo, al Varese con 7 punti. Il Cesena, che è una squadra, abbiamo visto che è una squadra abbastanza robusta e che se, potrebbe anche dire la sua. Anche finisce il campionato. poi devo commentare la classifica o no? Cioè, no, detto, leggila. Allora poi abbiamo. Pensavo che dovevo commentare. Già l'ha letta, anche la guarda pure. Pensavo che è cambiata la classifica. È sparita la classifica. Poi abbiamo Pescara, Regina e Modena con 5 punti. Poi abbiamo la Ternana, Spezia, Siena e Crotone 4, Carpi, Brescia, Cittadella 3, poi Latina e Bari 2 e infine abbiamo la Jugoslavia 1 punto e il chiude il Padova a 0 punti. Una classifica che diciamo che è già sta mi sta bene così. Sì. Ci sta, soprattutto ci sono tutte le squadre del campionato di Serie B. La notizia è questa, diciamo. Infatti. Va bene, allora mi dicono i ragazzi della regia che siamo il going. Quando sto per finire mi fate un bella goingata, così almeno noi capiamo anche i nostri ospiti e salutiamo. Allora, grazie Cindy, grazie Walter, grazie Salvo Messina, grazie a voi, Antonio Tito, grazie a voi. E grazie alla nostra amica Laura Spanò, grazie per voi. Due volte, perché sei stata qua e per grazie il regalo voi. Che ci hai fatto grazie nel a vostro voi. Giornale. Grazie al dottor Livio Blasi, grazie alla nostra Nadia Spallita, la prossima volta con più voce e con progetti già fatti. Andrò dal dottore. tra non molto siamo in replica, dove ragazzi? Perché ne abbiamo tante televisioni, quindi mi posso anche confondere, mi posso permettere che noi siamo Antenna 1, siamo Tele Palermo, siamo Video One, siamo Tele One, quindi se mi confondo lo posso anche fare. Siamo anche su internet. Parlavo col nostro amico, siamo anche su internet. No. Sì, è arrivato sì. Un commento, diretta streaming perfettissima. Diretta streaming perfettissima. Bravi ragazzi e viva il circuito di Media One. Noi ci vediamo tra non molto in replica e il prossimo lunedì. Ciao a tutti.